quella di Fico con Mattarella, ce l'abbiamo? C'era scritto sotto Di Maio che Casellati fra Forza Italia e Lega nessuno strappo, no? Sì, poi Di Maio dice aspettiamo. Allora io sono giorni che leggo le dichiarazioni di Di Maio, le dichiarazioni di Salvini, poi quelle di Salvini, poi quelle di Di Maio, l'uno il contrario dell'altro. Non ho ancora capito chi fa il gioco delle tre carte, e lei sa qual è il gioco delle tre carte, no? Quello a Napoli è molto noto. Perché questo fatto che Di Maio dice... Finisce sempre che chi fa il gioco frega quello che sta davanti, diciamo, per capirci. Non mi piace, aspettiamo, come se Di Maio sapesse qualcosa che noi non sappiamo, lo dicesse. Che cos'è? Cioè lui che è il puro, il trasparente, il duro... Perché fa queste allusioni, aspettiamo? Aspettiamo perché è chiaro... Girolamo che mi incaricherei di... Posso interpretare? Sì, prego. Posso interpretare pure io? Sembrerebbe che la Di Girolamo, appartenendo a quella parte, diciamo, di Forza Italia che non si fida, pensa che ci sia già in atto un accordo sostanziale tra Di Maio e Salvini. Io credo che ci sia nelle cose, che non c'è neanche bisogno... Cioè Salvini mollerà Berlusconi. Io credo che succederà qualcosa, per